È un programma in collaborazione con... Un cordiale benvenuto a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva firmata a Napoli TV. Dopo 13 giorni di ritiro, il Napoli ritorna in città. Il team di Walter Mazzarri, dopo una breve pausa concessa dallo stesso mister, si ritroverà nel pomeriggio di domani sui campi di Castel Volturno. Ma facciamo un punto su questa prima fase di preparazione in vista della prossima stagione nel servizio di Bruno Maiorano. Tiriamo le somme. Dopo i 13 giorni di ritiro in Val di Sole, il Napoli torna a casa con tante conferme, qualche buona notizia ed altrettante novità. Tutto quasi gira attorno al nuovo modulo. Mazzarri a Di Maro ha definitivamente messo in soffitta il suo 3-4-2-1 per far spazio ad un 3-5-1-1 con Pandev investito del compito di fantasista ed Hamsik diventato centrocampista con licenza di offendere ed inserirsi. Tra i pochi volti nuovi, quello sicuramente più in vista è stato quello di Lorenzo Insigne. Il futuro passerà sicuramente da lui, ma intanto dovrà dimostrare di sapersi far trovare pronto ogni qualvolta sarà chiamato in causa da Mazzarri. Solite garanzie in difesa, laddove Cannavaro e Campagnaro si confermano affidabili ed affiatati. Il terzo posto, quello del centrosinistra, è ancora un'incognita, perché Britos, che al momento parte in leggero vantaggio, dovrà giocarsi le sue chance con Aronica, uno che, come i golf di Lana Blu, non passa davvero mai di moda. Maggio, che si è aggregato al gruppo solo dopo il ritorno dal Trentino per smaltire le fatiche dell'Europeo, è sicuro del suo posto sulla corsia destra, anche perché l'arrivo di Berami sembra più indicato per ricoprire il ruolo di mezzala destra che quello di esterno. Sulla corsia Mancina, Dossena e Zuniga si contendono ancora una maglia, anche se le parole di De Laurentiis fanno intendere che qualcosa, o meglio qualcuno, da quella parte potrebbe cambiare. Nel nuovo centrocampo si troverà finalmente a suo agio Gökhan Iller, che inevitabilmente toglierà spazio a Gargano, uno che, a questo punto, potrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di cambiare aria. In avanti, tutto affidato a Pandev, il più richiesto da Mazzarri nella lista della spesa, e a Cavani, che salvo clamorosi colpi di scena, guiderà per il terzo anno di fila l'attacco azzurro ed avrà il compito di confermarsi cecchino infallibile anche senza il Pocio, fino a quest'anno suo compagno di merende ideale. Insigne, Vargas, Gemaili, Fernandez e Gamberini, tutti lì, in pole position per una maglia, sempre pronti a scendere in campo, sempre pronti a sfruttare l'occasione. Il tutto in attesa di qualche colpo ad effetto della strana coppia De Laurentiis-Bigon, due che negli ultimi anni hanno sempre saputo stupire tecnico e tifosi, da Quagliarella a Cavani, da Inler a Pandev, nomi e trattative nate e concluse anche in meno di 24 ore, con la velocità della luce, con la rapidità di un lampo, ma che adesso inevitabilmente dovranno a tutti i costi oscurare la partenza del Pocio. Intanto si avvicinano gli appuntamenti al San Paolo per le due gare amichevoli che si giocheranno domenica 29 luglio e mercoledì 1 agosto. Poi la squadra volerà verso Pechino, dove disputerà il triangolare di Shanghai per poi arrivare a giocare la tanto attesa gara contro la Juventus per l'assalto alla Supercoppa italiana. Vediamo il servizio. La Cina è più vicina che mai, ma adesso sotto con il Bayer Leverkusen e Bordeaux. L'Europa sbarca al San Paolo per due test internazionali in vista della trasferta in Estremo Oriente. E pensare che poco meno di una settimana fa al Napoli era toccata già la fatica, comunque superata a testa alta contro il Bayern Monaco, finalista di Champions e squadra di assoluto livello mondiale. I due test del 29 luglio e del 1 agosto saranno ulteriori banchi di prova per Mazzarri e per tutto l'organico che dopo i 13 giorni di ritiro in Val di Sole è pronto e desideroso di valutare la propria condizione in una partita vera. Prima della Supercoppa dell'11 agosto a Pechino, agli azzurri toccheranno le due amichevoli del San Paolo e poi il triangolare di Shanghai.
Partenza prevista per la Cina il 3 agosto. Al check-in mancherà l'appello soltanto Edinson Cavani, che si augura di poter tornare a Napoli, ma soprattutto in Uruguay, con al collo la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici di Londra, ai quali parteciperà come fuori quota della propria nazionale. Recuperati dalle fatiche europee, invece, Maggio e De Santis, che già nella giornata di lunedì hanno riabbracciato il resto del gruppo a Castel Volturno e che saranno a disposizione di Walter Mazzarri già per l'amichevole contro il Bayer. Con loro sarà possibile vedere in campo anche i due nuovi acquisti, Gamberini e Berami, con lo svizzero indiziato numero uno a partire da titolare domenica sera al fianco del connazionale Inler e di Marek Hamšík. In avanti ci potrebbe essere ancora spazio per la giovane coppia Insigne e Vargas, perché Walter Mazzarri vuole continuare a dare fiducia ai due per valutarne al meglio le condizioni, vista anche l'ormai collaudata affidabilità di Pandev come giolle offensivo. Dunque, domenica sera si torna al San Paolo per la gara amichevole contro il Bayer Leverkusen e a scendere in campo insieme alla squadra di Walter Mazzarri ci sarà certamente l'amatissima voce dell'Arena di Fuorigrotta, Daniele Decibel Bellini. Bisogna strozzare l'urlo in gola, perché poi bisogna mantenere la calma, fare l'annuncio, cercare di essere quanto più professionali possibile. In alcune occasioni non, insomma, uno ci prova ma non ci riesce, come per esempio la finale di Coppa Italia suscitata, perché insomma a un certo punto mi sono un po' emozionato, però era un'atmosfera unica, così come anche in Champions League ci sono delle serate davvero fantastiche che non si dimenticheranno mai. Però insomma, essere tifoso fa parte del gioco, perché poi alla fine è una cosa bellissima ed è fantastico essere la voce della propria squadra nella propria città, e insomma, ho sempre sognato di cavalcare quel campo, di essere su quel campo, e finalmente il destino mi ci ha portato. Mentre invece, come si può intuire anche dai vari social network, il tuo rapporto che si è creato con la tifoseria è davvero eccezionale. Guarda, io voglio bene davvero a tutti, sono ragazzi fantastici, e poi tra l'altro, come dicevi tu, con i social network siamo in grande vantaggio, perché mi scrivono in tempo reale, mi danno dei suggerimenti, mi danno delle indicazioni. Adesso per esempio tutti mi hanno scritto: Decibel, stai studiando il cinese per Pechino, insomma in tantissimi mi scrivono, mi danno indicazioni, mi danno forza. Quindi insomma, o su Twitter o su Facebook o su YouTube, basta cercare Decibel Bellini e viene fuori comunque il mio mondo, il mondo che naturalmente vivo al San Paolo e anche in radio. Senti, domanda scontata, il tuo sogno nel cassetto per la prossima stagione, cosa vuoi annunciare? Cara Katia, tu sai che Napoli è una città scaramantica, per cui io non posso dire nulla, però mi piacerebbe davvero che si realizzasse un sogno, mi piacerebbe qualcosa di unico, di magico, spero davvero di vincere qualcosa. Poi lo dico sempre, il primo anno in cui sono arrivato siamo andati in Europa League, il secondo anno siamo andati in Champions League, il terzo anno abbiamo vinto la Coppa Italia, per il quarto anno mi auguro che questa escalation di vittorie o comunque di risultati conseguiti possa crescere sempre di più, e quindi mi auguro che davvero per il quarto anno di seguito io possa annunciare qualcosa di bello, come è successo negli anni precedenti. Concludiamo parlando dell'ultimissima novità che ti vede protagonista, la voce di Decibel Bellini anche alla PlayStation. Sì, guarda, mi hanno scritto ieri dei ragazzi che sono molto bravi e che immagino passino molto tempo davanti ai videogiochi. Io non sono un grande cultore, però mi hanno scritto e mi hanno detto che c'era questa patch, questa applicazione, adesso non so come chiamarla, che serve per sentire la mia voce all'interno del gioco, per cui ogni qualvolta nel gioco segna un giocatore del Napoli, loro possono fare in modo, attraverso questa manipolazione del computer, di far sentire l'annuncio come quello che facciamo allo stadio. Quindi insomma, davvero una cosa bellissima, complimenti a chi l'ha ideata e complimenti per la pazienza di aver estrapolato da YouTube la mia voce, eccetera eccetera, quindi bravi. Un saluto a tutti i telespettatori e ci vediamo prestissimo, come dico al San Paolo, sempre e comunque forza Napoli.
Napoli nel cuore per quest'oggi giunge al termine. Io vi informo che potete rivedere la replica della puntata di questa sera su GT Channel, canale 667 del digitale terrestre, alle ore 20:40. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento. È un programma in collaborazione con...